Buongiorno Giuseppe, buongiorno. Oggi mi trovo a Firenze, Mercato Sant'Ambrogio, mercato storico, frutta, verdura, tutti anche molti prodotti del territorio. E qua incontro Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno, ciao. Guarda, ben trovato. Come grazie, stai? Grazie, bene Luca. Grazie innanzitutto, ti abbiamo disturbato, tu stai qua per fare la spesa. Sì, sono a fare la spesa perché ho da preparare ricette per la mia macelleria, fra cose preparate da cuocere e cose cucinate. Perché diciamolo, Luca, oltre a essere presidente di questo mercato, di tutti gli esercenti, che ha compiuto da poco il mercato 150 anni. 150 anni abbiamo fatto, 150 anni di vita meravigliosa per questa città. Ecco, tu hai anche una macelleria, ma di quello poi avremo modo di parlarne. Per il momento ti volevamo accompagnare nel fare la spesa tra frutta e verdura. Ecco, qual è una verdura caratteristica della Toscana? Una verdura caratteristica della Toscana? Ce ne sono tante. Ce ne sono tantissime di questo momento, di questo periodo, ma molto apprezzata e solo richiesta dai fiorentini, in particolare i toscani, insomma, è lo zucchino costoluto. Come vedete è bitorsoluto, piccolo, sodo, perché questo, a differenza di tutti gli altri tipi, ha una caratteristica che rimane bello compatto, bello croccante, anche se lo facciamo bollito, possiamo apprezzare la croccantezza. Ah, perché ha meno acqua, quindi... Molta meno acqua. E guarda, ti dico, in Toscana, perché dove vai, io se vado all'estero o se vado a giro per l'Italia, di solito rimango deluso alle zucchini e non li prendo mai, solo in Toscana. Immagino. Ecco, poi vedo anche tanti carciofi, ma i carciofi non sono toscani, o sì, anche quelli avete? I carciofi ci sono in tutta Italia, naturalmente ci sono a giro per tutte le regioni, ma in Toscana siamo particolarmente orgogliosi del nostro morellino, che lo produciamo a Firenze. In questo momento viene dalla Maremma, va bene? Dalla bassa Maremma vicino al Lazio, è questo carciofo qua, tanto che io ero appunto a dare un'occhiata ai carciofi perché vorrei fare dell'agnello ripieno con i carciofi. Ah, agnello con i carciofi, quindi ci avviciniamo anche al periodo pasquale. Insomma. È in previsione proprio di quello, anche in pinsimonio, naturalmente. Quindi crudo, quindi con crudo. Un po' d'olio toscano. Quando magari hanno un paio di giorni, li possiamo fare fritti, tagliati, mondati, lavati con un pochino di acqua e limone, tagliati a fettine, passati nella farina e fritti. Mamma mia, che fame mi stai facendo venire. Scusami, e poi qua vedo però una caratteristica... Il cavolo nero che nella mia macelleria lo consigliamo fatto con il lampredotto e il cavolo nero, cioè una zuppa di lampredotto bollito, soffritto con tanto tanto cavolo nero che è stato sbollentato, gli dà un aroma meraviglioso, è un matrimonio di sapori. Ecco, scusa, tu hai parlato di lampredotto, hai una macelleria, noi adesso dobbiamo salutarci, ma se tu sei d'accordo, allora alla prossima puntata magari torniamo da te e tu ci spieghi la differenza tra trippa per esempio e lampredotto e poi ci fai conoscere la ciccia toscana. Ma io vi aspetto volentieri se tornate la prossima settimana. Promesso. Allora, come ci si saluta a Firenze? Allora, ci si vede, t'aspetto. Ci si vede allora, ci si vede prossima settimana con Luca.